Penso nel suo intervento a un certo punto ha usato l'espressione una diminuzione di intensità. Giampiero ti cita una tua frase nel suo libro dove tu dici, la criminalità è sempre attiva. La reazione invece, la nostra sorveglianza invece è discontinua. Nel libro di Giampiero ci sono delle affermazioni molto forti da parte dei magistrati, dei documenti, delle loro carte, delle inchieste e delle sentenze. Si parla di omertà, si parla di collusione, quindi parole molto forti su non criminali o che non nascono criminali o che non sono trambientisti, ma sono, diciamo così, esponenti della società civile che però entrano in affari sporchi, in affari malavitosi e qualcuno finisce poi anche processato, finisce in galera anche col 416. 16 bis, c'è una responsabilità civile quindi. Questo mi sembra pacifico, perché se non si tratta di un fenomeno strettamente solo criminale, è un fenomeno sociale. Come fenomeno sociale non può essere contrastato soltanto dalle forze dell'ordine e della magistratura. Per questo uso spesso quella immagine che Giampiero ha ripreso, dandomi soddisfazione. Perché se noi partecipiamo a sette dibattiti sulla mafia in un anno, sentiamo già tra quelli che si sono impegnati molto, ed è vero, soltanto che loro fanno i mafiosi 24 ore su 24. Non è che ogni tanto fanno i mafiosi, sette giorni all'anno, e ci pensano sempre alle cose che devono fare. E il loro cervello funziona sempre per fare il mafioso nel modo migliore possibile e più redditizio possibile. Se dall'altra parte si trovano forze dell'ordine non sempre preparate, una magistratura che al nord sta facendo acqua perché le direzioni distrettuali antimafia sono preparate e sono specializzate, ma i magistrati giudicanti giudicano tante cose, si trovano davanti a un mafioso, non lo riconoscono nemmeno. Non sono neanche capaci di comprendere il valore di un rapporto di comparaggio. Padrino di battesimo è una coincidenza. No, padrino di battesimo è più importante che essere fratello, perché padrino di battesimo l'hai voluto fare tu. Tu hai scelto che quello sia padrino di battesimo o compare di matrimonio. Fa parte di una tua strategia. Chi conosce la mafia lo sa. Chi non conosce la mafia pensa che sia una coincidenza. Chi sa capire qual è il valore di queste relazioni di parentela non sottovaluta affatto. Ora, siccome queste cose stanno succedendo, io cerco da un po' di tempo di sottolinearlo, che questo è un limite della società settentrionale, che si trova a dover giudicare una realtà che la sua classe dirigente non conosce. E il magistrato giudicante fa parte di questa classe dirigente. Non hanno la specializzazione delle direzioni distrettuali antimafia. E noi quando diamo dei giudizi sulla politica, sulle professioni, su quello che sta accadendo, su chi è, su che cosa sta facendo la mafia oggi, partiamo dai livelli di incompetenza che si generano nell'assenza di coinvolgimento, di studio, di partecipazione. E questa è non la mia preoccupazione, certo non mi preoccupa, è una constatazione. Se questo è un nemico, e partiamo dall'idea che questo è un nemico, la nostra partecipazione non può essere discontinua o contata nei 7 giorni all'anno. Io non sto dicendo che tutti allora dobbiamo occuparci di mafia tutte le ore del giorno e della notte. Ponendo un problema, perché
se le professioni non si attrezzano, loro sono sempre avanti, loro sono delle leggi. Se lo Stato non si attrezza, se le amministrazioni comunali non si attrezzano, questi vanno avanti. Nessuno è in grado di riconoscerli. Io per esempio vedo che quando i comuni fanno i corsi di formazione per, contro la mafia, gli insegnano gli articoli, ma è come se uno per combattere l'ISIS gli insegnasse i trattati internazionali, ma il problema è capire come si comportano, entrare nella loro testa, abituarsi a pensare come pensano loro, proprio per prevenire quello che possono fare. Se abbiamo ottenuto un risultato con il Comitato Antimafia a Pisapia, l'abbiamo ottenuto andandoci a studiare il modus operandi negli ultimi 10 anni, così come risultava dalle carte giudiziarie, per intervenire nelle forme che erano richieste dalla previsione del loro modo di operare. Per cui da un lato fanno i protocolli in prefettura, ma i protocolli valgono tra gentiluomini e non valgono con loro. Tu ti puoi studiare i protocolli, ma loro poi vanno sul terreno e se ne fregano dei protocolli al sabato notte, la domenica mattina, a volte te lo fanno anche in faccia, caricano, scaricano, movimento terra, rifiuti, lo fanno. C'è il protocollo. E allora come funziona la polizia locale? Come funzionano le amministrazioni comunali? Come funzionano i comitati dei cittadini? Perché alcuni successi importanti recentemente sono stati ottenuti grazie a cittadini, è vero, sono indagini in corso, che hanno filmato quello che veniva fatto. Cioè cittadini che capiscono, non che dicono lì chissà che cosa stanno facendo, che firmano e consegnano a quelli che devono indagare, a volte sconfiggendo perfino la corruzione di alcuni di coloro che dovrebbero indagare. Ecco che cosa voglio dire. Poi le professioni sono coinvolte certamente. Se le professioni sorvegliassero di più quello che avviene al loro interno, se gli ordini professionali fossero capaci di radiare le persone che hanno delle forme di collusione, i medici che fanno le false perizie, i psichiatri che fanno le false perizie venissero radiati dall'ordine, la musica cambierebbe. Ma guardate che la storia della mafia, adesso lo sto studiando proprio in questa prospettiva, perché a Scienze Politiche abbiamo fatto una summer school a settembre che era proprio su mafia e sanità. Ma sto studiando in questa prospettiva, ma quanta impunità è stata offerta ai mafiosi dalle false perizie mediche nella storia, non quest'anno qui in questo posto, nella storia. Ma quante? È una cosa, una serie infinita. E non si tratta soltanto dei ricoveri dei latitanti, ma sono tutte le perizie che sono state fatte per mandare agli arresti domiciliari, per non fare presentare a un processo, per spiegare che... ditemi voi, ma anche perché questo diventa un problema teorico importante, ma uno che, adesso mi viene da ridere che non è giusto, ma uno che scioglie nell'acido un bambino mangiando il panino con la mortadella e chiedendo di andare a prendere, mentre lui fa questo lavoro, chiedendo di andare a prendere il panino in salumeria, ma secondo me è normale? Ma io credo che qualunque perito direbbe che questa persona non è normale. Se il mafioso che Totorina, che invita le persone che vuole uccidere a pranzo, gli offre il menù che sa che loro preferiscono e poi le fa strangolare appena hanno finito di mangiare, secondo voi è normale? Ma allora qualunque psichiatra potrebbe stabilire che il poverino non è normale, che ha questa sindrome, quest'altra sindrome, e che per questa ragione non può stare in carcere. Abbiamo avuto una sentenza pazzesca che mi stava costando anche, lo sa anche Franco Mirabelli, la querela di tre magistrati, perché io ho trovato insostenibile
che la magistratura accetti e recepisca una perizia che sostiene che il post mafioso che deve ancora scontare 14 anni in carcere è incompatibile con qualsiasi luogo di detenzione. Ma perché, chi è compatibile con un luogo di detenzione? A chi piace stare in carcere? Chi sopporta con piacere il carcere e poi questo non sopporta neanche di essere ospitato in una comunità? Devi stare in casa. E tu di fronte a una perizia del genere, invece di rigettarla e di farne fare un'altra, la accetti. Ma qua stiamo dando i numeri tutti. Queste che cosa sono? Abbiamo messo insieme un po' di professioni, eh? Perché noi siamo abituati a pensare che siano i commercialisti che fanno le pratiche per l'evasione fiscale o per fare le provviste in nero per le imprese che poi devono corrompere. Pensiamo che siano quelli soltanto i professionisti che aiutano. Ma al Politecnico di Milano dei giovani urbanisti hanno aperto un contenzioso con i loro colleghi più anziani e più prestigiosi per aver firmato dei piani di governo del territorio che erano stati elaborati sotto dettatura degli interessi delle imprese di 'ndrangheta. Chi ha firmato questa nota nei confronti dei propri colleghi più prestigiosi non ha passato il concorso. Io tutte queste cose vorrei che venissero messe sul piatto quando discutiamo delle responsabilità delle professioni. E potremmo continuare a lungo, non lo faccio perché siamo qui in tanti che dobbiamo parlare, però penso in questo modo di aver fatto capire che ci sono dei varchi importanti che vengono offerti dai comportamenti professionali e ci sono dei varchi importanti che vengono offerti dalla nostra non consapevolezza di quello che sta succedendo, perché non ce ne interessiamo abbastanza, non ce ne occupiamo abbastanza. Io ho in mente, per età, il periodo del terrorismo a Milano. Ma ragazzi, in politica non si parlava d'altro. Non si parlava d'altro. E nelle democrazie non si parlava d'altro. Era la prima cosa, non era l'occupazione, era il terrorismo. Era il terrorismo. E c'erano riunioni di massa in cui ci si preoccupava di capire quale potesse essere la radice culturale, quali potessero essere i luoghi in cui si consolidavano e si condensavano le logiche di azione terroristica. C'era uno scervellarsi reciproco per capire come fosse possibile. Qui non c'è. Arriva uno, sale qua sopra, dice: la mafia non è più quella con la coppola e con la lupara, è quella che il doppio petto, parla in inglese, la valigetta, e così ha fatto il suo compitino. E ha detto anche di una panzana. Questa è la mia risposta.